Era ancora in vita, forse priva di sensi, ma viva, già da Zanola, la donna che sarebbe stata uccisa dal suo compagno quando è arrivata qui, su questo cavalcavia a Vigonza, nel Padovano, la notte tra il 28 e il 29 maggio. Lui, Andrea Favero, l'avrebbe afferrata alle ginocchia, poi l'avrebbe sollevata, infine è spinta giù da questo cavalcavia che si affaccia sulla A4, un volo di 15 metri. Giada è morta, schiacciata da un tir che stava passando in quel momento. Sul suo corpo non ci sono segni di strangolamento o di ferite di arma da taglio, ci sono però dei lividi, forse a seguito di una lite scoppiata due giorni prima della morte. Il timore è che, poco prima di buttarla giù dal cavalcavia, Favero l'avesse drogata o avvelenata. L'uomo infatti non accettava la separazione della compagna, non accettava il fatto che lei avesse un'altra relazione e che tra qualche giorno sarebbe andata a lavorare in questo distributore di benzina con l'uomo fidanzato. Temeva soprattutto di non vedere più il figlio di 3 anni. So che doveva venire a lavorare qua. Ha sentito Renato, che è il compagno di Giada? Renato lo conosco, è un mio collega. Potete immaginare come sta. I due vivevano qui, ma da separati in casa da tempo. La loro storia era finita. Tra di loro il rapporto era burrascoso, conflittuale, a tratti violento. Il 21 settembre si sarebbero dovuti sposare, era tutto pronto, anelli, vestiti e partecipazioni, tutto annullato. Lui intanto ha reso parziali ammissioni, ma non ha mai confessato il delitto. Tante, troppe le versioni contrastanti fornite alla polizia e al PM e al GIP dopo, tra non ricordo e vuoti di memoria. Fino all'ultima, in sede di interrogatorio di garanzia, quando si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le telecamere, tra l'altro, non riprenderebbero la scena tremenda del volo di 15 metri. Il cellulare di lei non si trova, quello di lui è al vaglio degli inquirenti. Pare che Favero la minacciasse dicendole che avrebbe reso pubblici i video intimi di lei.